cantine reali, dei palazzi come questo che vedete, fantastici, che si aprono alla gente, quindi l'unione tra i vini magnifici di tutta l'Italia e poi queste belle che solo Spoleto può offrire. Tutti pieni di siti dove c'era l'esposizione del vino, quindi anche molto interesse, molta curiosità, ma tanta passione. Abbiamo svolto una fantastica degustazione di vini veri, e in questo caso con un dibattito prima di ben tre professori universitari che hanno spiegato il valore del vino nell'alimentazione, poi tanto interesse dietro a questo movimento. La degustazione di Amarone Bertani è andata benissimo, tutti molto interessati e tutti pieni di posti a sedere. Nello stesso modo la Val d'Aosta, gremita di gente, con uno stand meraviglioso e con grandi degustazioni, quindi anche in quel caso va bene. Io ho fatto un giro per le piazze che tra poco saranno animate dalla Notte Bianca, e bene, erano tutte piene di gente, tutti in coda per prendere il bicchiere per degustare, perché quello che noi vogliamo significare in questa manifestazione è che si può bere, ci si può divertire, poi con la musica dei Gypsy King, ma soprattutto farlo con grande intelligenza e con grande sapienza, senza per forza cercare lo sbaglio. Quindi siamo sicuri di riuscirci. Ora, Fede Tinto di Radio 2, Decanter, e poi Alessandro Casali, il patron di Meet Communication, ma soprattutto di Vini nel Mondo, e poi Carlo Diventori, che è il responsabile per quanto riguarda l'agricoltura e quindi il nostro ospite per questa serata. Auguro a tutti, buona